Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo appuntamento speciale con il vostro collezionista di ombre. Oggi, infatti, per la prima volta da quando ho il mio canale YouTube, ci sarà un unboxing di una gift edition da me molto attesa, ovvero quella della Battaglia delle Cinque Armate, terzo capitolo della trilogia dello Hobbit. Ieri, infatti, è uscita questa edizione che aspettavo per completare la mia collezione e Amazon, ovviamente, all'esclusiva delle Gift Edition, l'ha avuta per Il Viaggio Inaspettato, l'ha avuta per La Disolazione di Smaug e ce l'ha per questo terzo capitolo, edizione estesa, che è corredata di un regalo, di una statuina che andremo a vedere. I più attenti avranno già notato che io nella mia collezione ho le statuine delle altre Gift Edition, Bilbo e Gollum all'interno della grotta poco prima della gara di Indovinelli, la famosa scena del Viaggio Inaspettato, e la scena dei barili è invece stata immortalata nella statuina del secondo capitolo, con un grande disappunto di mia moglie e mio, che invece desideravamo come statuina Smaug, che ovviamente è acquistabile come tutte le statuine prodotte dalla Weta, sia nella versione più economica che nella versione extra lusso. Non vi dico i prezzi perché c'è da rimanerne basiti. Quindi, questa è l'edizione, questo è il pacco che è arrivato ieri, acquistato su Amazon. Vi lascio il link nell'info box di questa edizione qualora vogliate anche voi acquistarla. Andiamo a vedere cosa c'è dentro insieme. Ovviamente per comodità l'ho già di fatto aperta ieri, e la vera edizione di fatto è questa qui, e quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro. La parte superiore della scatola contiene un'immagine, un fotogramma molto importante del film, ovvero l'arrivo delle Aquile nella battaglia. Già si intravede attraverso la parte anteriore della scatola, attraverso lo blò trasparente, la statuina che è dentro, e come potete intuire si tratta di Gandalf e di Bilbo alla fine della battaglia, in procinto di fumare, se non ricordo male. Ovviamente fin d'architettura a incorniciare tutto, titolo L'Hobbit, la battaglia dei cinque armate. Lateralmente abbiamo altre scene del film, sempre con la precisazione Extended Edition, si tratta infatti della ennesima edizione estesa dell'esalogia del Signore degli Anelli, L'Hobbit. In questo caso abbiamo Scudo di Quercia che combatte. L'altro lato invece ospita l'immagine della distruzione di Ponte Lagolungo da parte di Smaug, che incendia tutta la città, e i nani e Bilbo che osservano da lontano. L'ultima facciata del cubo contiene invece le specifiche. Come succede ormai spessissimo, viene aggiunto un foglio che cambia di nazione in nazione con tutte le specifiche nella lingua dello stato di riferimento, della nazione di riferimento. Infatti qui trovate finalmente le notazioni in italiano, l'epica conclusione della trilogia dell'Hobbit, e ovviamente quello che interessa la parte del film, la parte estesa del film, Extended Edition 5 dischi Blu-ray, include oltre 20 minuti di scene inedite e poi ore di contenuti speciali, ed in più l'esclusiva statuina Silent Reflection realizzata da Weta, e ovviamente è una garanzia questo marchio, non so se si vede, col famoso ragno, simbolo della Weta, una garanzia di qualità, di anche finezza, cura dei dettagli, consistenza della statuina, che ha un suo peso, conoscendo le altre statuine posso immaginarlo. Apriamo. Allora, iniziamo ovviamente dal pezzo grosso, cioè dal film, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, ovvero lo Hobbit, edizione super lusso, Blu-ray 3D, più Blu-ray, più copia digitale del film, è una extended edition, cioè contiene 20 minuti di scene inedite, e poi ci sono i dischi per i contenuti speciali. È ancora in celofanato, ci sono le specifiche dei vari contenuti,
che ovviamente sono il seguito di quello che era stato già presente nelle edizioni del Viaggio Inaspettato e della Desolazione di Smaug. Cioè si continua a parlare di dietro le quinte, Peter Jackson è sempre molto attento ai retroscena, ai backstage e ai contenuti speciali. Non stiamo, da quello che ho visto nei primi due capitoli dell'Hobbit, non siamo ai livelli del Signore degli Anelli, dove veramente gli speciali ci hanno regalato delle pagine epiche che valgono tanto quanto i film. Si trattava di un'impresa titanica che conosceva la luce per la prima volta nella storia del cinema, tre film girati insieme, trovate eccezionali, artigianato e tecnologia alla massima potenza, che si coniugavano tra di loro in modo armonico. Qui, da quello che ho potuto vedere negli speciali del Viaggio Inaspettato della Desolazione di Smaug, la formula è alcune volte di ripetitivo, ovviamente si tratta comunque delle ore piacevolissime di visione, perché viene raccontato tutto nei minimi dettagli, i vari attori ripercorrono passo dopo passo, momento dopo momento, tutta la realizzazione del film, come si sono immedesimati nella parte, eccetera, e poi ci sono tutti gli specialisti, gli scenografi, costumisti, esperti degli effetti speciali che dicono la loro ovviamente su come sono stati coinvolti da Peter Jackson e come hanno lavorato nel progetto, e ovviamente c'è Peter Jackson demiurgo di tutta l'operazione con una delle due sceneggiatrici che collabora con lui. La moglie non compare mai negli speciali, non si fa mai riprendere, non interviene mai, e quindi è un meraviglioso viaggio che si in qualche modo si lascia guardare benissimo anche in questo caso. Faccio notare che dietro le quinte sono le appendici parte undicesima e dodicesima, appunto perché si continua con questi appendici dal Signore degli Anelli in poi, quindi siamo arrivati agli appendici 11 e 12 praticamente. È curioso il fatto di chiamare appendici dietro le quinte, backstage, gli approfondimenti, eccetera, eccetera, perché, come voi sapete, anche il libro di Tolkien, Signore degli Anelli, aveva le appendici alla fine. Adesso vado a scartare il cofanetto, e mi ci vorrà sicuramente un po' di tempo e soprattutto un'arma. Scartiamo il cofanetto, anche in questo caso edizione super curata nei minimi dettagli, anche in questo caso c'è il foglio che contiene tutte le specifiche nella lingua italiana, mentre tutto il resto della meravigliosa custodia del cofanetto è internazionale. Allora, come già avveniva per le altre edizioni, anche in questo caso il cofanetto ha sul davanti un'immagine che riproduce una scena del film, sempre i nostri due protagonisti Gandalf e Bilbo sono presenti, e la cosa interessante è che l'immagine riprodotta, non so se si nota, ha un effetto particolare tridimensionale che ci ricorda che si tratta di edizione 3D, e il 3D di Peter Jackson ha raggiunto comunque, piaccia o no, nello Hobbit un livello di perfezione comunque importante. Ecco, non siamo ai livelli di Avatar, di Hugo Cabret, di The Walk, da quello che mi dicono, anche uso un 3D in modo molto artistico e particolare, però certamente è stato fatto da Peter Jackson un uso particolare del 3D, e quindi ciò è sottolineato anche dalla scelta che viene fatta nella copertina del cofanetto. Si tratta ovviamente di una sovracopertina, perché il cofanetto è dentro questa custodia e come potete vedere è un book vero e proprio, abbastanza spesso, che vado ad aprire. Questo book contiene anche il codice per la copia digitale, per avere il film sempre a portata di mano. Mi interessa fino a un certo punto. Abbiamo quindi la versione 3D del film, che contiene una parte prima, cioè che è divisa in una parte prima e una parte seconda. Ovviamente il riversamento su due Blu-ray è stato reso necessario dalla eccelsa qualità del film. Per rispettare, per riprodurre nel formato home video questa qualità, è stato necessario, come è avvenuto per gli altri film, dividere l'opera in due Blu-ray, e quindi il film parte prima, Blu-ray 3D, il film parte seconda, Blu-ray 3D, Extended Edition. Sono curioso ovviamente di vedere i minuti aggiunti da Peter Jackson, chissà in che cosa si verrà a vedere in questi 20 minuti di scene inedite. Poi abbiamo il film Blu-ray Extended Edition 2D, e quindi siamo a tre dischi fino adesso,
e poi abbiamo le due sezioni, cioè i due dischi di appendici, e cioè le appendici parte undicesima, la tempesta si avvicina, le cronache dello Hobbit parte terza, e poi le appendici parte dodicesima, la fine del viaggio. Peter Jackson cura molto sia la parte delle riprese, e quindi fa vedere come ha lavorato sul set, come ha lavorato con gli scenografi, con gli attori, con i costumisti, come ha lavorato in fase anche di pre-produzione e quindi di produzione, e poi c'è tutto un lavoro anche di approfondimento sulla post-produzione, quindi come ha lavorato con gli esperti, con i responsabili degli effetti speciali, degli effetti digitali, della motion capture, eccetera, eccetera, tutto quello che c'è, insomma, dietro il set, al di là del set, oltre il set, oltre il film, e che continua anche dopo il film. Essendo ormai arrivati alla fine dell'etalogia, appena avrò visto questa edizione estesa, certamente ci sarà il momento di fare poi un bilancio dell'esalogia, e quindi un approfondimento su Signore degli Anelli e sullo Hobbit. Passiamo adesso alla statuina presente nella Gift Edition. Ovviamente già ieri ho tolto il grosso dell'imballaggio per evitare oggi di perdere tempo. Tolgo la scatola, eccoci qua. Ovviamente questa è la statuina all'interno del polistirolo. Faccio notare, fastidiosissimo rumore, faccio notare che c'è a parte imballato il bastone di Gandalf, eccolo qui, bastone di Gandalf, che ovviamente va inserito, ecco la statuina, e quindi dicevo, il bastone di Gandalf va inserito nello spazio apposito. Non so se ce la faccio, sì, ce l'ho quasi fatta, bisogna ruotarlo un pochino e farlo scivolare fino in fondo. Quindi la statuina alla fine completa prevede il bastone di Gandalf, ovviamente la spada di Gandalf, le armi poggiate a terra, la mano di Gandalf sulla spalla di Bilbo, che con i suoi piedi pelosi mostra la caratteristica principale dell'Hobbit. Avvicino un po' di più, eccola qui, questa è la statuina presente nell'edizione Gift Edition dell'Hobbit, ha un peso veramente considerevole ed è curata nei minimi dettagli, soprattutto col retro. E ovviamente, altrettanto importante, è quanto presente inciso sul fondo, perché ci sono ovviamente tutti i marchi e i soggetti chiamati in causa nella realizzazione del film e nella realizzazione della statuina. Questo è il marchio Weta, che garantisce qualità assoluta di questi prodotti. Ha un suo peso e ovviamente adesso dovremo andare a posizionarla accanto alle altre, quindi seguitemi. Abbiamo avuto la prima statuina, Gollum, Bilbo, siamo nella grotta, viaggio inaspettato, poi la scena dei barili, la disonazione di Smaug e posizione vuota che va colmata ora. Eccolo qui, il nostro Gandalf il grigio, che consola e conforta il protagonista, lo Hobbit della trilogia, e cioè lo scassinatore. Spero che questo primo unboxing di questo canale vi sia piaciuto. Io ovviamente, anche se considero Il Signore degli Anelli una vetta inarrivabile del cinema, e lo Hobbit purtroppo non è riuscito, secondo me, a soddisfare tutte le aspettative di noi appassionati, custodisco gelosamente la trilogia dell'Hobbit e comunque considero di pregevole fattura. Sono curiosissimo di vedere questa edizione estesa della Battaglia delle Cinque Armate, non so proprio cosa aspettarmi, e quindi vi farò sapere al più presto il mio giudizio complessivo.
Vi lascio nell'info box gli altri canali su cui trovarmi, Google Plus e Twitter. Non mi resta altro che salutarvi e ricordarvi una cosa importante. Pedinatemi!